E rientriamo in trasmissione. Abbiamo parlato di teatro, adesso continueremo a parlare di cultura. Nello specifico parleremo di letteratura, fotografia e tante altre cose, dando il benvenuto a Morena Prati. Buonasera. Ciao, buonasera, grazie dell'invito. Sono molto contenta di essere qui con voi. E noi siamo molto felici di ospitare sia lei che l'associazione Tipe. Ora dovete sapere che io mi sono posto il problema leggendo tutte le carte relative alla città che non c'è, della quale tra poco parleremo, e mi sono posto questo problema. Ma Tipe è un acronimo? No, invece Tipe come nome ha una lunghissima storia. Sì, diciamo, noi siamo un'associazione femminile, siamo Quindi tutte siete le donne, Tipe, partiamo da le questo. Tipe, esatto, ci siamo conosciute al gruppo di lettura della libreria di quartiere, gestito da una nostra amica che collabora con Tipe, e abbiamo una grande passione che è la letteratura, e ci siamo chiamate Tipe principalmente per due motivi. Tipe come il carattere tipografico, ma Tipe anche come i tipi di, quindi la casa di un modo di chiamare le case editrici, e in più perché siamo tutte femmine, quindi siamo associazione di promozione sociale Tipe. Benissimo, e arriva ad un certo punto le tipe che abitano in un quartiere molto particolare, no? Che è Torpignattara. Attenzione, Esatto. Torpignattara in genere viene classificato sotto il Pigneto come macro quartiere, però sono due cose molto diverse. Mentre il Pigneto è un quartiere ormai gentrificato, no? Che ha visto un forte cambiamento della sua strutturazione sociale, dove è andata ad abitare anche la buona borghesia romana. Torpignattara resiste con un carattere molto popolare, molto interculturale. Vi racconto la mia esperienza di Torpignattara molto molto brevemente. Un giorno avevo fame, era ora di pranzo, mi trovavo lì e sono entrato in un piccolo ristorantino cinese dove ho trovato la proprietaria cinese che parlava solo cinese, non parlava italiano, non parlava inglese, e dopo un po' ci siamo capiti lo stesso. Però dovete sapere che Torpignattara somiglia molto molto a Londra, nel senso che è veramente un posto interculturale, dove trovi cinesi, trovi maghrebini, trovi cittadini del Bangladesh, e un potpourri di culture, di sapori, eccetera eccetera, che è molto molto diverso dal Pigneto. Però Esatto, c'è chi dice che il Pigneto non esista comunque, questo sì. solamente. Questo sì. sì, noi viviamo a Torpignattara, siamo di Torpignattara, l'associazione ha la sede a Torpignattara e per noi questo è un carattere molto importante. Infatti nei nostri incontri noi parliamo di cultura, di migrazione, di convivenza, di come costruire insieme uno spazio più aperto, più inclusivo, quindi sì, fa parte proprio anche del carattere del Festival La Città Che Non C'è che Tipe organizza. Dall'altra parte Torpignattara mantiene ancora un lato molto, molto popolare, molto di borgata, e quindi ci sono chiaramente ancora molti, molti italiani che così si avvicinano a eventi con grande curiosità e che partecipano facendo domande e appunto con grande interesse. Questo è un atto di notevole coraggio, perché se voi facevate la stessa cosa al Pigneto, forse avreste avuto una vita molto più semplice, perché voglio dire, chi al Comune di Roma, magari, dico un'assurdità, al Comune di Roma negherebbe denaro per una manifestazione culturale al Pigneto, mentre voi coraggiosamente a Torpignattara avete occupato tra virgolette, insomma, Sì, certo. No, 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 è quello nato che... proprio come occupazione. Ah, quindi non mi sono sbagliato. Avete No. occupato quello che per il resto dell'anno è un parcheggio assolutamente degradato in Piazza Perestello, e attraverso la manifestazione della città che non c'è, gli avete dato vita oramai da qualche anno. Da dove è nato tutto questo coraggio?
Dunque, l'idea è nata subito dopo la pandemia e la piazza, diciamo che non c'è perché ufficialmente non ha nome, noi la chiamiamo Piazza Bartolomeo Perestrello perché una delle sì. strade che incrocia è via Bartolomeo Perestrello, c'è chi la chiama Largo Bartolomeo Perestrello, ma in realtà Largo è quella del mercato, quindi è un luogo di per sé molto particolare perché è l'astrico solare di un parcheggio privato che è stato donato quindi è luogo pubblico, ma a gestione privata, quindi la gestione è dei proprietari del box, che chiaramente diciamo questo accordo tra municipio e ente privato non ha mai funzionato benissimo. Durante la pandemia quella piazza, che prima era un grande luogo di incontro di famiglie di tutti i tipi, giocavano qualsiasi bambino di qualsiasi provenienza giocava ogni sera in quella piazza, durante la pandemia si è completamente svuotata perché i bambini sono scomparsi dal nostro quartiere ed era diventato un luogo altro dove nessuno aveva più coraggio di tornare, era stato completamente abbandonato, era pieno di bottiglie, pieno di immondizia. E quindi noi abbiamo deciso di fare lì il nostro piccolo incontro di libri, insieme appunto alla libreria Risma, che è la nostra libreria di quartiere, e poi insieme alla libreria Leporello, che si occupa di fotografia. Abbiamo cominciato a fare dei piccoli incontri, invitando scrittori e scrittrici che appunto hanno accettato l'invito, e abbiamo cominciato a parlare di come ricostruire gli spazi in maniera che ci possano rappresentare, in maniera che possano anche dare un po' di speranza nel futuro. Uscendo dalla pandemia avevamo tutti molta certo. paura, e così è nato il festival La città che non c'è, da una piazza che non c'è. Esatto, in un quartiere che non c'è. In un quartiere che no, in un quartiere che c'è, è vivo, sì. è pulsante e risponde anche molto bene. Farlo al Pigneto sarebbe stato troppo semplice. Bene, bene. Allora, focalizziamoci sull'edizione 2024 della Città che non c'è, che ha un titolo accattivante, Umano, Urbano, Immaginario, e che si snoda su quattro macro eventi. Il posto delle esatto. donne, Lingua d'approdo, Costruire meraviglia e lo spazio virtuale. Allora, perché questo tipo di scelta e questa quadripartizione? Dunque, è andato sempre un po' per caso abbiamo cominciato a fare quattro eventi e abbiamo mantenuto questi quattro eventi, più in realtà si è aggiunta sempre l'inaugurazione di una mostra fotografica diffusa che ci sarà anche quest'anno. Tra l'altro l'inaugurazione sarà questa sera alle 19 a Largo Bartolomeo Perestrello. E diciamo il focus di quest'anno è proprio parlare di come viviamo gli spazi, quindi c'è il posto delle donne, appunto dedicato a come costruire spazi liberi dalla violenza di genere e come creare nuovi modelli culturali per superare gli stereotipi, e questo è il primo incontro che sarà giovedì alle 19. E un altro invece tema legato diciamo ampiamente allo spazio, l'abbiamo voluto dedicare appunto al tema delle migrazioni legato alla letteratura, quindi la lingua d'approdo è dedicata al translinguismo, come viene chiamato, un nomone non piacevole, però sono quegli scrittori e quelle scrittrici che decidono di scrivere in una lingua che non è la propria, e infatti noi avremo due scrittrici, Claudileia Lemes Diaz e Francisca Paz Rojas, una è brasiliana e l'altra è cilena, che hanno deciso di scrivere in italiano, quindi anche qui una lingua come un luogo di adozione, diciamo. E questo incontro è organizzato in collaborazione con la Tilma, che si occupa proprio di testimonianze latinoamericane in Italia. E dopodiché il 4 luglio abbiamo Costruire Meraviglia insieme all'architetto Luca Molinari, che ha scritto proprio un libro su questo, cioè come immaginare nuovi spazi
questi partendo dal senso di meraviglia, cioè come proprio vogliamo riorganizzare gli spazi della città. Tra l'altro ci sarà anche Irene Ranaldi, che è un'antropologa urbana, e Andrea Pistorio, che è un autore di podcast che ha fatto uscire per la RAI un podcast dedicato alla SNIA, l'ex SNIA, che è un'area molto particolare, che sta sì. proprio qua vicino a noi, e è uscito a maggio questo podcast che ha raccontato appunto la particolarità di questa di quest'area, e l'abbiamo invitato. E l'ultimo incontro invece è lo spazio virtuale, molto chiaramente lo dice, noi viviamo molto più lo spazio virtuale che quello reale oramai, e quindi abbiamo voluto ragionare su come rendere internet, le nuove tecnologie, più democratiche, e come usarle appunto in maniera più consapevole. Quindi ci sarà Donata Columbro, che ha scritto un libro su sui dati, Oriana Persico, che è una cyber attivista e artista, e Agnese Trocchi di Circe. Questi sono i quattro incontri principali. E poi, novità di quest'anno, abbiamo un laboratorio per bambine e bambini, si chiama La Danza delle Migrazioni, organizzato insieme a Opi Edizioni, che è una piccola casa editrice che sta proprio qua al Pigneto. Siamo veramente molto locali, e insieme all'illustratrice Misa Poltronieri, che ha fatto un libro illustrato che si chiama Animal Migrante. Appunto parleremo di animali e migrazioni, e costruiremo un piccolo leporello insieme ai bambini. Bene, un programma estremamente vario, un programma estremamente valido, che dimostra che Torpignattara esiste come entità urbana, esiste come comunità, esiste come proposta culturale. Io, per chiudere la nostra intervista, no, le farei la domanda da un milione di dollari. Ecco. Torpignattara riuscirà a continuare ad esistere o si farà assorbire anche lei dal Pigneto? Torpignattara esiste anche grazie a non solo alla città che non c'è, ma al Caravan, all'Ecomuseo Casilino. Torpignattara ha una sua identità molto forte, ed è molto orgogliosa di quello che è, quindi sì, continuerà ad esistere. Dicono di se stessi che abitano a Torpignatta, gli abitanti di Torpignattara, no? Quindi creano anche una locuzione linguistica propria. I Torpigna. C'era anche un famoso film degli anni 90 su questo, ma è un altro discorso. Va bene, allora io sicuramente passerò per i vostri eventi, non potrò parcheggiare per ovvi motivi a Largo Perestrello, perché lo troverò occupato, però troverò una soluzione alternativa. Nel frattempo, in bocca al lupo Crepi, grazie. A Morena Prati, in bocca al lupo all'Associazione di Promozione Sociale TIPE, e all'evento La Città che non c'è, che è giunta a che numero di edizione? Quarta edizione. E quindi oramai vi aspettiamo questa sera. Una realtà solida. Grazie. Grazie a lei, a presto. Grazie, a presto. Città. Astral Infomobilità.